Ogni grande avventura ha il suo inizio e la sua fine, così anche per il centro vaccini di Pescara, oltre 200.000 somministrazioni, per la verità 251.000 se si tiene conto anche dell'hub del Palabacel Marina di Pescara. Nei giorni scorsi la chiusura della location al Palafiere di Via Tirino con un momento di festa e ringraziamenti per tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita del servizio, tanto da porre il centro vaccini di Pescara all'attenzione della cronaca nazionale con riconoscimenti istituzionali di un certo prestigio, a cominciare dal commissario Figliuolo in visita qui nei mesi scorsi, alla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, al Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Abbracci e riconoscimenti dunque son di musica alla presenza delle massime autorità in un evento curato dalla Dricesta di Carla Panzino. Sì, era doveroso questo incontro, questa festa di ringraziamento era doveroso per tutte le forze che si sono messe, si sono unite per creare un servizio ad hoc per tutta la cittadinanza. Quindi ho desiderato ringraziare il Comune di Pescara con tutto il personale, la ASL con tutto il personale, la Protezione Civile, tutto il team dei vaccini, e tutto il personale amministrativo delle farmacie e anche i volontari che si sono messi al servizio della comunità, perché ho ribadito già più volte che una squadra per essere forte deve avere un grande cuore, un solo grande cuore che batte, solo così riusciamo a vincere. E quindi forza tutta la comunità del team vaccinale di Pescara, andiamo avanti sperando di sconfiggere al più presto questo nemico della nostra comunità. Ha funzionato tutto, ha funzionato il sistema delle istituzioni, comune, regione, ASL, ha funzionato il volontariato che ha messo il cuore, la solidarietà, la passione, questo connubio fra tutti, e hanno funzionato anche i cittadini che sono venuti a vaccinarsi, lo hanno fatto con anche entusiasmo, non c'è stato un problema, i numeri dicono tutto. Dottor Rossano Liluzzo, abbiamo parlato dell'efficienza di questo centro vaccini, del modello a livello nazionale, ecco, ma da un punto di vista organizzativo qual è stato il segreto? Il segreto sono stati tanti collaboratori che con spirito di sacrificio hanno vaccinato in tutti i modi possibili. Siamo andati a casa delle persone, siamo andati nei comuni della provincia di Pescara, abbiamo fatto circa 20 hub temporanei nei comuni, abbiamo creato 5 hub fissi e quello di Pescara è stato il più grande.